Ciao a tutti, mi faccio fare compagnia dal primo live che ho preso su YouTube a caso, Nightwish Ghost Love Score dal Wacken 2013, proprio veramente a caso, per parlarvi di alcuni concerti che ho visto. Prendo spunto per fare questo video da due cose: uno, perché mi avete chiesto di fare una top 10 sui migliori live che ho visto, e l'ho già fatta in forma scritta, giventorock.com, cercate, l'ho fatta tanti anni fa, e secondo, perché oggi stavo cercando una pila in una mia vecchia busta e ho trovato un sacco di biglietti di concerti, perché amavo collezionarli, poi ho smesso, l'ho fatto per circa 2, 3, 4 anni e niente, quindi ho detto questo è un segno del destino, devo mostrarli ai miei amici di Giventorock. E quindi niente, ho preso questi biglietti e ora li sfoglio con voi per dirvi, per rendervi partecipi magari di qualche bel concerto che ho visto. Questo Hard Rock Calling, Bruce Springsteen, non so se si vede, probabilmente no, and E Street Band, e il supporting act era John Fogerty. E questo biglietto l'ho preso dai Bagarini fuori Hyde Park. L'ho preso addirittura a prezzo ridotto rispetto al negozio, perché pioveva e quindi insomma stavano rimanendo tutti in mano. Quindi quando dai Bagarini, se volete andare dai Bagarini e vedete che hanno tanti biglietti, contrattate sul prezzo, fatevi fare un prezzo basso, perché insomma la loro alternativa è quella di metterseli in tasca e buttarli, quindi contrattate. Secondo, Megadeth, O2 Academy Brixton. Ho smesso di fare la collezione, soprattutto anche per questi biglietti, perché finché, non lo so, questo quantomeno è una grafica, questi qui, insomma, c'è scritto solo Megadeth, ma poteva esserci scritto da qualunque cosa, non c'è un logo della band, non c'è niente, ecco perché ho smesso. Ecco un altro, questo Live Nation Presents Alter Bridge, Blackstone Cherry, dov'era? Wembley Arena, li ho visti più volte, no? Sì, li ho visti più volte, sì, Alter Bridge, 3 volte credo. Altro concerto, quello dei Guns N' Roses, questa è la versione solo di Axl N' Roses, come si chiamava ai tempi, nel 2012, poi li ho visti anche in formazione originale, quel biglietto non ce l'ho, già questo biglietto comunque è bello da vedere, questo totalmente anonimo, The Darkness, che ho visto più volte. Questo qual è? Hammersmith Apollo 2011, forse il primo che ho visto, sì, sicuramente il primo che ho visto, gran bel concerto. C'era anche Brian May, a un certo punto è spuntato, hanno fatto forse Time of the Down. Andiamo avanti. Ah no, questo è un biglietto di calcio, Udinese Arsenal, Arsenal Udinese, non mi interessa, non interessa neanche a me. Questa è la Super Jam che ho visto alla Royal Albert Hall, dove c'erano una mega jam, Bruce Dickinson, Alice Cooper, Brian May, John Paul Jones, Ian Pace, insomma musicisti uno meglio dell'altro, grandissimo. Questo è sempre Hammersmith, Eddie Vedder da solista con Glenn Hazard, tutto in acustico, grandissimo concerto. Un altro all'Hammersmith, qui ci vedi Slash e l'apertura era, c'è scritto, no, l'apertura era dei Hailstorm, e non conoscevo gli Hailstorm, è quella, insomma, Lizzie Hale, fantastica. Andiamo avanti, Roundhouse, questo è un bellissimo posto in quel di Camden Town, bellissimo. Purtroppo non sono più andato, ho sempre cercato un concerto alla Roundhouse, non sono riuscito. Questi sono i Down di Phil Anselmo, grandissimo, 2012. Ah, questo è British Summertime con i Black Sabbath. C'erano poi Faith No More, Soundgarden, i Motorhead e i Cavalera Conspiracy, c'erano i due fratelli Cavalera, chi c'era? Mi dimentico qualcuno, probabilmente un grande concerto. Questo è Ed Guy, modificato a penna, no, anzi è 4 febbraio 2012. Ed Guy li ho visti più volte, questo, sì, sempre stesso posto, questo O2 Academy Islington. Questo concerto mi ricordo che sono entrato, tempo normale, freddo, sono uscito, tutto coperto di neve, fantastico. Faith No More, ho visto Faith No More più volte, questa è la prima alla Brixton Academy, c'è anche live alla Brixton Academy e non potevo perdermi questo concerto. Ah, finalmente un bel biglietto con i loghi quantomeno delle band, Skid Row and Ugly Kid Joe 2013, qualcosa del genere, non c'è scherzo, sì, 2013, Electric Ballroom sempre a Camden Town, grandioso concerto rock and roll allo stato puro. Questo è uno dei più bei concerti che abbiamo mai visto in vita mia dal punto di vista scenografico. Muse, grandissimo concerto, anche quando le canzoni non mi piacevano c'era una coreografia così bella che ti dimenticavi che la canzone faceva anche a cagare, ma grandissimo show questo dei Muse.
Altro biglietto anonimo, Electric Ballroom, The Darkness, sì, sempre a Camden, grandissimo concerto anche questo. Sebastian Bach, Two Academy, Islington, un posto piccolino. Green Day, oh, sono più di quelli che mi aspettavo. Green Day, Emirates, credo fu pochi giorni dopo quello dei News, sempre 2012, 2013, qualcosa del genere. 2013, sì, grandissimo, l'Emirates Stadium, gran bel concerto. D.A.D., The Underworld, questi l'ho visti due volte, questa è la prima volta dei D.A.D., grande band. Qua non so cosa sta succedendo, intanto Mr. Big o Two Shepherd's Bush, li ho visti anche circa 3 anni fa, due bellissimi concerti, forse soprattutto il secondo mi è piaciuto di più. Questo è un vecchio concerto di Bryan Adams, O2, quella O2 grande, vabbè, quella di Greenwich, grande, l'ho visto 3 volte. Uno meglio dell'altro, i suoi concerti fantastici. Questo è l'ultimo, cos'è? Uno dei Pearl Jam a Manchester. Sono andato a Manchester perché quell'anno non venivano a Londra. 2013 anche qui, 2012 questo. Qui è sempre Nightwish, però c'è stato un intermezzo pubblicitario, maledetti. Niente, questi erano alcuni biglietti che avevo, li ho conservati dal 2010, da quando mi sono trasferito qui, no, 2011 fino al 2014, qualcosa del genere, quindi me ne mancano un altro tanto e mi mancano tutti quelli che ho in Italia, che ne ho un bel po' anche collezionati. Questo era quanto, volevo condividere con voi così qualche biglietto, non volevo farla troppo lunga, se no insomma diventava davvero un video troppo lungo. Voi fatemi sapere i concerti ai quali siete più affezionati, qual è il più bello che avete visto, oppure se ce n'è stato qualcuno che vi ha deluso. Parliamo di live in questo sotto questo video. Ciao a tutti, alla prossima.